Terzo condono edilizio e silenzio assenso. Faccio questo video a seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha chiarito una volta per tutte quali sono le condizioni necessarie affinché si possa materializzare il silenzio assenso per una istanza presentata a seguito del terzo condono edilizio, quello del 2003. In pratica ha stabilito definitivamente che condizione necessaria affinché si possa materializzare il silenzio assenso è che, prima di tutto, sia stata presentata tutta la documentazione prevista dalla legge e, in secondo luogo, siano stati eseguiti i pagamenti dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti. Ma qual è il terzo condono edilizio? Il terzo condono edilizio è la legge 326 del 2003, con il quale per l'ultima volta in Italia si è reso possibile sanare, quindi pagando un'oblazione e pagando degli oneri concessori, presentando dei documenti, sanare degli abusi edilizi. Quindi sostanzialmente si è fiscalizzato l'abuso edilizio, contrariamente a quanto era stato stabilito dal DPR 380 del 2001 al testo unico dell'edilizia. È rimasto l'ultimo condono edilizio presentato, diciamo, vigente in Italia. Ma in pratica, quali erano, diciamo, cosa stabiliva questa legge 326 del 2003 in merito al silenzio assenso? La legge stabiliva che se una persona presentava istanza di condono edilizio per regolarizzare, quindi per sanare un abuso, e presentava tutta la documentazione richiesta dalla normativa, eseguiva il pagamento degli oneri concessori e dell'oblazione richiesta. Se il comune non rispondeva entro 24 mesi, o in modo positivo o in modo negativo, anche dando diniego all'istanza del condono edilizio, se passavano appunto 24 mesi, dopo i 24 mesi automaticamente c'era la formazione del silenzio assenso e quindi diciamo, l'abuso si considerava rimosso, l'immobile otteneva la legittimità edilizia in sanatoria, quindi otteneva il titolo edilizio in sanatoria. Ora, però, siccome su questa materia, sulla materia del silenzio assenso in tema di terzo condono, sono nati tantissimi dubbi, tantissimi ricorsi al TAR, tantissimi ricorsi in tribunale, vediamo un attimino come il Consiglio di Stato si è espresso e ha chiarito in maniera molto precisa quelle che sono le condizioni necessarie per la formazione del silenzio assenso con la sentenza 3684 di qualche giorno fa, del 10 maggio 2021, in cui ha stabilito una volta per tutte le condizioni necessarie e quando effettivamente si forma il silenzio assenso. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina, attiva le notifiche in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Ora, qual era la questione che il Consiglio di Stato si è trovato ad esaminare? Una persona aveva presentato un'istanza di condono edilizio, quindi del terzo condono, e aveva allegato la documentazione, pagato l'oblazione, pagato gli oneri concessori. A un certo punto, che cosa è successo? Che il Comune ha praticamente, passati 24 mesi, non avendo ricevuto risposta, questa persona era convinta si fosse praticamente formato il silenzio assenso, quindi era convinta di aver sostanzialmente sanato gli abusi, ha avuto quindi ottenuto la regolarità dell'immobile per silenzio assenso. Tuttavia si è visto recapitare dal comune una richiesta di integrazione di pagamento, di integrazione agli oneri concessori, integrazione rispetto a quello che aveva precedentemente versato. Subito questa persona ha fatto ricorso al TAR dicendo che secondo lui questa richiesta era pretestuosa perché lui aveva pagato tutti quanti gli oneri e perché aveva presentato la documentazione, erano passati 24 mesi e così come stabilito dall'articolo 32,37 della legge del condono edilizio, quindi la legge 326 del 2003, si era formato silenzio assenso, quindi l'immobile risultava legittimo. Il Comune però, e poi successivamente il TAR che ha dato ragione al Comune, ha evidenziato come questi 24 mesi in realtà erano sì passati dal momento in cui lui aveva presentato l'istanza, ma non da quando il Comune aveva richiesto della documentazione integrativa. Infatti, che cosa è successo? Che il Comune aveva richiesto una integrazione di documentazione perché riteneva che la documentazione presentata dall'istante non era praticamente completa, era mancante. Per cui praticamente i 24 mesi si sarebbero dovuti calcolare dal momento in cui questa
questa persona che aveva presentato istanza di condono aveva poi integrato la documentazione. Questa persona rigettava il fatto dicendo: guarda, io ho presentato tutta la documentazione, ho presentato il pagamento dell'oblazione, ho presentato il pagamento del contributo al costo di costruzione, ho presentato le fotografie, ho presentato gli elaborati grafici, gli atti notori in cui ho dichiarato quando è stato commesso l'abuso, quindi a quando risale l'epoca dell'abuso, e insomma ho presentato tutta la documentazione. Ora, vediamo un attimino come si è espresso il Consiglio di Stato in merito. Il Consiglio di Stato ha stabilito una volta per tutte che condizione necessaria affinché si possa stabilire, quindi si possa materializzare il silenzio assenso per un'istanza di condono, è che in primo luogo vengano pagati gli oneri concessori e l'oblazione, ed in secondo luogo venga presentata tutta la documentazione richiesta dalla normativa. La presentazione di tutta la documentazione è importante per due motivi. Innanzitutto perché attraverso l'analisi di tutta quanta la documentazione il comune può stabilire se quell'istanza di condono può essere accettata o meno, quindi se ci sono le condizioni affinché la richiesta di condono venga accettata. Ed in secondo luogo, con la presentazione di tutta la documentazione è possibile effettivamente verificare e calcolare l'entità dell'abuso e quindi calcolare anche l'oblazione e gli oneri concessori da versare. Ed in particolare il comune aveva richiesto un'integrazione di documentazione perché aveva ritenuto che diciamo, la documentazione presentata era mancante. Era mancante in che cosa? Era mancante nel fatto che gli elaborati grafici risultavano diversi, difformi rispetto alle fotografie presentate. Le fotografie presentate non risultavano datate, non riportavano la data, per cui era impossibile stabilire se l'abuso era stato commesso prima del 31 marzo 2003, che è la data entro cui diciamo, possono essere sanati gli abusi, cioè gli abusi commessi entro il 31 marzo 2003 potevano essere sanati, quelli successivamente no. Inoltre non era stata presentata la dichiarazione o meglio la relazione tecnico-descrittiva degli abusi. Inoltre non erano anche, erano mancanti, diciamo, erano mancanti tutta una serie di documenti riguardanti le indicazioni sulla superficie utile e la superficie non residenziale. Quindi sostanzialmente la documentazione presentata quel momento, nel momento dell'istanza, non era sufficiente per poter dire se la domanda di condono poteva essere accettata e soprattutto per poter quantificare l'abuso e quantificare l'oblazione. Il Consiglio di Stato quindi ha detto che ha stabilito che l'appello dell'istante, il quale diceva che la richiesta del comune era diciamo non accettabile, non è stata accettata, cioè il comune ha fatto bene a richiedere l'integrazione di documentazione e soprattutto il silenzio assenso non si è formato perché i 24 mesi devono essere conteggiati dal momento in cui l'istante va ad integrare la documentazione richiesta dal comune e quindi produce tutta la documentazione necessaria. D'altro lato, però, il Consiglio di Stato ha anche stabilito che il Comune, non avendo in mano tutta la documentazione necessaria per calcolare effettivamente l'entità dell'oblazione, non poteva neanche richiedere quella integrazione di pagamento, cioè l'integrazione al pagamento di quegli oneri concessori e dell'oblazione. Per cui questa è stata una sentenza molto importante perché il Consiglio di Stato ha, una volta per tutte, ribadito ciò che in realtà era già stato. Era già contenuta all'interno della normativa, all'interno della legge 326/2003 del condono, cioè che la condizione necessaria è da un lato affinché si possa formare il silenzio assenso, è da un lato che l'istante paghi interamente l'oblazione e gli oneri concessori dovuti al comune. In secondo luogo che presenti tutta la documentazione richiesta dalla normativa. Proprio perché questa documentazione serve per stabilire l'entità dell'abuso e quindi quantificare l'oblazione e gli oneri concessori. Ecco, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, iscriviti al mio canale YouTube se hai delle domande, postale qui sotto, ti risponderò nel più breve tempo possibile e seguimi anche sulla pagina Facebook.